Nel corso dell'ultimo anno e mezzo nel canale ho avuto modo di fare numerosi video speciali riguardo a altrettanto numerose festività, magari parlando di argomenti a tema come gli speciali di Halloween, ma anche parlando delle origini dietro determinate feste, come è successo per Natale, in cui ho fatto un video speciale tutto incentrato su come è nata la figura di Babbo Natale. Non potevo quindi esimermi dal fare un video speciale per una festività che ormai si sta avvicinando, ovvero Pasqua. In realtà non ci vorrebbe nemmeno tanto capire che la Pasqua è una festività cristiana che però ha le sue origini nelle celebrazioni per l'arrivo della primavera. E infatti, se non mi sbaglio, qui vado completamente a memoria perché non sono andato a rivederlo su internet, la Pasqua cristiana si celebra la prima luna piena dopo l'arrivo dell'equinozio di primavera, ovvero dopo il 21 di marzo, che in realtà quest'anno è il 20 di marzo, ma lasciamo perdere. Oggi però per questo video speciale non sono qui per parlarvi precisamente di come nascono tutte le festività che poi hanno avuto praticamente nuova linfa nella festività cristiana della Pasqua, bensì per parlare di una figura di divinità che ha dato, almeno nei popoli anglosassoni, il nome alla Pasqua stessa, che in inglese si chiama Easter e in tedesco si chiama Oster. Sto parlando della dea Eostre, la divinità della fertilità e della primavera, che forse ha dato origine a questa festività, o è meglio la festività ad aver dato origine a lei. Curiosi? Beh, bando alle ciance, diamo subito inizio a questo video. Sigla! Questa figura divina, ovvero la figura di Eostre, ci viene mostrata per la prima volta nelle opere in cui sono raccolte tutte le tradizioni dei popoli anglosassoni o germani, scritte a cura del santo Beda il Venerabile. Questo santo, in pratica unico dottore della Chiesa cristiana ad avere origini anglosassone, ha raccolto nel corso del tempo, nelle sue opere, tutti questi usi e costumi pagani, diciamo, dei popoli anglosassoni oppure della Germania in pratica. E in queste sue opere lui cita per l'appunto la dea Eostre. Eostre quindi viene generalmente riconosciuta come la descrive proprio Beda, ovvero questa divinità di origine germanica o proto-germanica che sta a rappresentare l'arrivo della primavera, o meglio, in sé metaforicamente, la rinascita della vita, la fertilità, la capacità di riprodursi, eccetera, eccetera. Tuttavia, tutte quante le caratteristiche e le tradizioni legate a Eostre che ci sono riportate da Beda sono state messe in discussione più recentemente, nel corso del XIX e del XX secolo, da numerosi antropologi. Io non li citerò tutti quanti i nomi, tutte le discussioni, perché in realtà, visto il canale, non è che dovrebbe essere tanto importante. Parliamo di divinità e fare tutta l'esegesi degli scritti di Beda non è proprio il mio compito. Qui narrerò più o meno le caratteristiche fondamentali della divinità e le critiche principali che ci sono alle spalle di queste caratteristiche. Cominciamo quindi a parlare delle origini dietro al nome della divinità stessa, ovvero Eostre, conosciuta però anche come Ostara. L'origine di questo nome risale al linguaggio indoeuropeo, che per chi non lo sapesse è il linguaggio che parlavano i primissimi uomini, e da qui in breve sono nate praticamente tutte le lingue del mondo, più o meno. La radice in questione dovrebbe essere Aus, che sta sempre ad indicare più o meno in tutti i linguaggi della Terra l'est, in pratica, là dove sorge il sole, quindi metaforicamente è significato di rinascita, ritorno della vita e il sorgere del sole per l'appunto. Per esempio in greco la parola eos significa alba e le divinità Estia o Vesta, che poi sono due nomi greco e latino della stessa divinità, e anche la divinità del sole che sorge, della vita che si rinnova. Secondo Beda poi, da questa divinità Eostre è nato il nome che un tempo in antichità indicava il mese di aprile, o meglio, più semplicemente, il solo giorno dell'equinozio di primavera.
Infatti il mese d'aprile, o di nuovo il giorno del solstizio, vengono chiamate in lingua tedesca arcaica e Ostermonat, o Eastermont magari più in inglese, che significa per l'appunto il mese di Eostre. Qui però arrivano le prime critiche degli antropologi. Beda aveva effettivamente ragione ed è la divinità Eostre ad aver dato il nome al mese di aprile di Eostermonat, oppure il contrario, e Beda si è inventato una figura di divinità utilizzando parte del nome Eostermonat e creando Eostre? Queste critiche però sono sembrate a molte un po' troppo negative ed estreme. Infatti, perché dubitare così tanto della figura divina quando a raccontarci di questa figura, per l'appunto, è un monaco che è vissuto in un periodo di tempo in cui queste credenze erano ancora molto molto vive, quando a criticarlo poi sono persone che in effetti sono vissute quasi 1000 anni dopo. In realtà poi numerosi studiosi antropologi hanno scoperto che c'era in effetti nella religione romano-germanica, più o meno, una figura molto simile a Eostre che rappresentava anch'essa, diciamo, il rinnovarsi della vita, la primavera, la rigogliosità, la fertilità, eccetera, eccetera. E che in 150 circa iscrizioni votive di natura germanica veniva indicata molto genericamente come Matron Austrianea, che non sappiamo però, di cui non sappiamo però il nome preciso perché non ci è rinvenuto. Quindi è possibile che Beda sapesse il nome di questa Matron e che questa figura in realtà si chiamasse Eostre e ha dato vita, diciamo, al mese di aprile chiamato Eostermonat? Probabile in effetti. E in quanto divinità legata al culto della fertilità, del rinnovamento della vita, della primavera, anche della sessualità in sé, la dea Eostre aveva anche numerosi simboli, di cui però nella cultura moderna, anche oggi, ne ricordiamo principalmente due. Il primo simbolo, sicuramente quello più conosciuto che è collegato a Eostre, è quello dei conigli e delle lepri. In effetti, se esiste il termine, permettetemi la leggera volgarità, scopare come conigli ci sarà un motivo, perché i conigli e le lepri, come più o meno tutti i roditori, sono particolarmente prolifici a ogni accoppiamento, a ogni covata, chiamatela come volete, ogni cucciolata, sfornano 14-15 nuovi esemplari di coniglio, quindi sono il simbolo per eccellenza della fertilità. E gli studiosi moderni affermano che se anche Eostre non fosse mai esistita, i conigli sin dall'età preistorica erano collegati dalla civiltà umana ai riti propiziatori per la primavera e quindi anche per la fertilità e per la rinascita. Eostre quindi viene collegata a filo stretto con la figura di questo animale particolare, tanto che in alcune tradizioni questa divinità cavalca, in primavera quando ricompare, un carro trainato da numerosi conigli. Questa concezione però potrebbe anche risalire a una divinità del Pantheon Reno, infatti la bellissima dea Freya è famosissima nella mitologia nordica per essere in possesso di un carro trainato da alcuni gatti. Magari col diffondersi a voce di queste tradizioni Freya è diventata Eostre e i gatti sono diventati conigli. Rimanendo in ambito di Pantheon Norreno, visto che ci siamo, potremmo anche pensare che Eostre possa essere il nome al femminile di Austri, che è uno di quei quattro nani che sorregge la volta celeste e che è in pratica il patrono del vento dell'est, e in quanto patrono del vento dell'est per l'appunto, è anche quello che vede per primo nascere il sole, la sua compagna ideale sarebbe per l'appunto Eostre, la divinità del sole femminile. Inutile starvi a spiegare che almeno nei paesi anglosassoni il fatto che Eostre abbia un carro di conigli che la traini ha generato poi la figura folcloristica del coniglio pasquale, che è una figura molto più diffusa in realtà in Inghilterra, in America, che qui da noi in Italia o comunque nell'Europa meridionale. E cosa fa il coniglio pasquale nella tradizione folcloristica dei paesi anglosassoni?
In effetti, il coniglio pasquale porta uova dipinte ai bambini e per l'appunto il secondo simbolo che è collegabile a Eostre è proprio quello dell'uovo. L'uovo è notoriamente conosciuto come simbolo anch'esso di fertilità, legata all'idea di uovo cosmico accennata nello scorso video, in quanto tutto l'universo sarebbe nato da questo gigantesco uovo. Ma è anche diventato col passare del tempo lo simbolo di rinascita. Infatti, con la dottrina cristiana, l'uovo di Pasqua diventa simbologia di Cristo che risorge. In realtà il gesto di regalare uova è molto molto antico e diffuso in numerosissime popolazioni e viene inteso come un gesto propiziatorio per dare il benvenuto a un nuovo anno che aveva inizio in effetti con la primavera. Dapprima la tradizione prevedeva che si regalassero uova non decorate, prima di serpente e poi di gallina, per poi passare a uova sempre più decorate, meglio, per arrivare poi alle uova decorate che ancora si cacciano in Inghilterra, in America, ancora oggi, o magari anche alle uova di cioccolato incartate in queste carte belle coloratissime, brillantissime, che vediamo anche noi nel periodo di Pasqua. Questi più o meno tutte le caratteristiche e i simboli della dea Eostre, che hanno avuto una certa influenza nella cultura moderna. Infatti, nel paganesimo e di conseguenza nel neopaganesimo, la dea Eostre, meglio conosciuta anche come Ostara, ha ispirato proprio la festività dell'Ostara. L'Ostara è infatti uno degli 8 sabba del paganesimo che avviene per l'appunto il 21 di marzo con l'equinozio di primavera e serve a festeggiare il ritorno della primavera, la rinascita della natura, la rigogliosità e tutte quante le cose legate alla rinascita e al rinnovamento della vita. Si svolgono dunque riti propiziatori in onore della dea Eostre della primavera che arriva, e si arriva in alcuni casi a fare dei riti ierogamici, che più o meno sono delle orge un po' più sacre, un po' più mistiche, con significati strani, in cui l'atto sessuale diventa metafora della fertilità in sé. E infine, ultimo riferimento che vi farò alla cultura moderna, perché in realtà Eostre è un po' sconosciuta, è quello di American Gods. Infatti, la dea Eostre è presente fra tutte le altre divinità che vengono citate da Neil Gaiman, ed è anche una delle divinità più potenti e ancora vive nel mondo di questo libro, perché tutti la festeggiano il giorno di Pasqua, ma come dice giustamente Odino, tutti la festeggiano, ma nessuno sa bene chi diavolo sia Eostre. Tutti si ricordano che la Pasqua si fanno nella caccia alle uova, c'è il coniglietto di Pasqua, eccetera, eccetera. Ma ormai pochissime persone, in effetti, ricordano chi diavolo fosse la dea Ostara o Eostre. Bene, e così il video finisce qui. Penso che verrà un video leggermente più breve della norma, perché in effetti i dati su Eostre sono solo quelle poche lì righe lasciateci da bere e poi criticate dagli antropologi più moderni. Io comunque spero che l'origine del nome Easter delle celebrazioni della Pasqua vi abbia interessato e vi ringrazio come sempre per tutte quante le iscrizioni, tutti i commenti, mi piace e le condivisioni a questo e tutti quanti gli altri video. Di nuovo spero che questo speciale pasquale vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e se vi piacciono i video di questo canale, iscrivetevi, lasciate soprattutto commenti, mi piace e condividete, e noi ci vediamo a brevissimo con un nuovo video. Bye!